Commissione Obiezioni, alla trasmissione. Saluto il dottor Andrea Malpassi dell'area delle politiche europee ed internazionali della CGIL. Gli cedo quindi la parola, pregando di contenere il suo intervento entro 10 minuti, anche al fine di consentire poi ai colleghi, che speriamo si colleghino, deputati che lo desiderano, di prendere parte al dibattito che seguirà. Dottore, prego. Grazie, sarò anche più breve dei 10 minuti. Come preannunciato, allegheremo poi nelle prossime ore, invieremo una nota più dettagliata con documenti allegati. Ringraziando innanzitutto per questa audizione e per l'opportunità di confronto, in premessa ci teniamo a sottolineare che il giudizio e l'opinione della CGIL su questa materia, sulla revisione e anche poi sul comportamento della Commissione Employment Lavoro del Parlamento Europeo sulla proposta di modifica della Commissione Europea, il nostro giudizio è assolutamente positivo. Era un tema per noi molto importante che abbiamo seguito come organizzazione sindacale a livello nazionale e anche nelle istanze sindacali europee e in tutti i momenti di confronto e di dialogo sociale. E quindi è un giudizio positivo nel merito appunto della proposta di riforma fatta e anche nel metodo con cui si è portato avanti positivamente e fruttuosamente quel dialogo sociale a cui noi teniamo ovviamente moltissimo, ripeto, sia in entrambe le istanze, sia nell'istanza comunitaria europea che, come anche oggi stesso dimostra, nell'istanza nazionale nel nostro Paese. Ci teniamo a sottolineare brevemente solo alcuni punti di forza che per noi sono quelli più significativi, non gli unici, di questa modifica che permette appunto nell'ambito dei CAE, cioè appunto di questi, nella dimensione transnazionale dell'impresa, di garantire attraverso appunto il coinvolgimento, la consultazione e l'informazione a lavoratrici e lavoratori, maggiormente i lavoratori e i loro diritti in ambito appunto comunitario e poi con la ricaduta a livello nazionale a seconda di dove sono dislocate naturalmente le sedi o delle varie imprese. Queste modifiche proposte riveliamo innanzitutto che mirano a garantire maggiormente i principi di pari opportunità e di equilibrio appunto nella vita aziendale tra datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori. Promuovono all'interno di un quadro normativo più sicuro, più stabile, un confronto più equo e sicuramente più fruttuoso. Noi siamo convinti sia per i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori che per l'efficienza dell'azienda stessa. Quindi, ripeto, accogliamo con favore queste proposte di modifica. Il panorama economico del resto è estremamente interconnesso e si cerca di superare diciamo, uno dei vulnus che era il fatto che le decisioni prese magari all'interno di queste aziende transnazionali a livello locale e non singolo paese avessero direttamente, senza però appunto aver coinvolto i CAE, delle ripercussioni sull'intero sistema complessivo continentale. Queste proposte di modifica affrontano questo problema nel senso assolutamente positivo. Aggiungerei, sottolineandolo, all'interno rappresentato molto bene dell'allegato delle raccomandazioni diciamo, che dalla Commissione del Parlamento Europeo arrivano alcuni aspetti importanti e che dal nostro punto di vista devono continuare ad essere rafforzati per applicare pienamente appunto nel modo più ampio ed efficace possibile il diritto di informazione e consultazione dei CAE. In particolare riteniamo che per rafforzarlo sia necessario prevedere sanzioni finanziarie legate al fatturato globale dell'impresa, nonché introdurre un meccanismo di ingiunzione che sospenda eventualmente le decisioni della direzione fino all'adeguata consultazione appunto dei CAE stessi. Questo noi pensiamo sia particolarmente opportuno perché siamo di fronte a un periodo conosciamo bene, lo ripetiamo nelle varie sedi, in cui il mondo del lavoro nel nostro continente affronterà tutti i cambiamenti connessi alle cosiddette transizioni, alla transizione ecologica, alla transizione digitale e pertanto a fronte di cambiamenti e ridisegno spesso sia delle modalità di lavoro che conseguentemente dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, tutto ciò che tende a coinvolgerli nelle decisioni e nelle informazioni rispetto alle decisioni assunte potrà permettere anche di affrontare in maniera più equa i periodi di trasformazione.
Sottolineiamo infine molto positivamente l'attenzione che il Parlamento europeo sottolinea ed evidenzia come attraverso la maggiore efficienza ed efficacia del lavoro dei CAE si possano affrontare altre questioni connesse ad esempio appunto alla disparità, non ultima salariale, di genere tra donne e uomini, al tema per noi fondamentale della formazione permanente dei lavoratori nell'arco di tutta la vita professionale, che di nuovo nell'ambito delle transizioni diventa un elemento essenziale e fondamentale. Ed infine, non ultimo, anche le modalità organizzative col quale appunto questa proposta di modifica rende più efficiente ed efficace il lavoro dei CAE, quindi individuando dei tempi in un certo senso fissi e stabiliti di convocazione e consultazione. Il fatto che si sottolinei, e anche noi lo sottolineiamo, che gli incontri non possono limitarsi soltanto a riunioni online, ma deve essere favorito l'incontro di persona per permettere un reale ed efficace coinvolgimento, anche confronto diretto, e che appunto non godendo ovviamente di bilancio autonomo o altro, le spese, i costi di funzionamento siano appunto attribuiti all'impresa. Nel ringraziarvi ancora di questo incontro e di questa opportunità, invieremo la nostra nota via mail. Grazie. Bene, grazie mille. Visto che non ci sono interventi, direi di congedare il nostro ospite. Grazie. Grazie.
acceso. Saluto il dottor Andrea Mone del Dipartimento Politiche Internazionali della CISL, gli cedo quindi la parola pregando di contenere il suo intervento entro 10 minuti al fine di consentire eventualmente ai colleghi che lo desiderano di prendere parte al dibattito che seguirà. Dottore, prego. Grazie, spero mi sentiate bene. Sì, sì, benissimo. Perfetto, perfetto. Bah, per la CISL, diciamo, le forme di partecipazione dei lavoratori nelle aziende sono sempre stato, diciamo, un punto importantissimo. La nostra ultima iniziativa, quindi di proposta di legge di iniziativa popolare, ne è una testimonianza. A livello sovranazionale, diciamo, questa esigenza è ancora più importante, posti, diciamo, bene o male tutte le implicazioni che dalle attività delle grandi multinazionali si hanno sulle economie regionali e quindi anche sulle imprese locali. Quindi è chiaro che ICAE, come organismo sovranazionale, quindi come organismo di rappresentanza degli interessi, ma anche appunto di partecipazione in qualche modo nella gestione, diciamo, delle fasi aziendali, è fondamentale, anche perché attraverso ICAE noi riusciamo ad acquisire delle informazioni che altrimenti non riusciremmo ad acquisire con i normali canali nazionali. Quindi per la CISL è sempre stato fondamentale non solo, diciamo, consolidare ma anche rafforzare ICAE. Quindi abbiamo salutato positivamente la proposta, diciamo, l'iniziativa della Commissione, condividendone quelle che erano le criticità date da una valutazione, diciamo, fatta nel 2018, quindi chiaramente sul funzionamento della consultazione, su alcuni concetti, diciamo, sull'interpretazione di alcuni concetti come la transnazionalità, la riservatezza, sino ad altre questioni che appunto sono l'accesso alla giustizia ed altre questioni. Quindi abbiamo indubbiamente condiviso le premesse e gli obiettivi, quindi, di un rafforzamento dei CAE. E su questo chiaramente adesso possiamo anche effettuare una valutazione dell'iniziativa della Commissione. Credo che però sia importante valutarla anche alla luce di una relazione del Parlamento europeo che ha a sua volta, diciamo, incluso molte delle proposte sindacali che anche a livello europeo il sindacato aveva posto, dove sostanzialmente si erano già evidenziate alcune criticità e anche alcune ipotesi di miglioramento che poi sono state incluse nell'iniziativa della Commissione. Mi riferisco ad esempio al concetto di transnazionalità, ovvero un concetto che deve comunque ricomprendere le fattispecie in cui non solo, diciamo, una misura aziendale a livello sovranazionale incida su più paesi, ma possa anche incidere su un unico paese ma avere ripercussioni ragionevoli su altri. E quindi è chiaro che il concetto di transnazionalità in questi termini è indubbiamente molto più coerente con il contesto, diciamo, globale in cui ci troviamo di fronte. Altre questioni, ad esempio, relativamente alla consultazione. È chiaro che una consultazione appropriata esige una consultazione preliminare alla decisione e quindi è importante che le consultazioni avvengano in via preliminare alla presa di una decisione. Può essere, diciamo, una cosa scontata, ma nella pratica poi non è sempre stato così. Ci sono anche altre, diciamo, questioni che sono state valutate importanti, come la presenza degli esperti anche di matrice di sindacale, quindi attraverso dei responsabili sindacali, e diciamo, una partecipazione, diciamo, agli oneri delle imprese per tutto ciò che concerne il funzionamento dei CAE, quindi anche degli esperti e delle spese legali, che poi vedremo l'iniziativa prenderà solo quelle ragionevoli. Ci sono altre questioni che la redazione del Parlamento aveva individuato ma che non sono state prese dall'iniziativa della Commissione e su cui chiaramente poi noi speriamo possano esserci dei miglioramenti, su cui appunto poi cercherò di intervenire a breve, che sono appunto quelle di una relativa sanzione, di una giusta sanzione, quindi proprio nell'ottica di avere delle sanzioni appunto proporzionate e dissuasive diciamo, ai comportamenti, alle misure aziendali, questioni relative a quella che concerne, diciamo, proprio il potere, diciamo, della consultazione, quindi l'incidenza della consultazione sulle decisioni aziendali, e in ultimo sull'applicabilità poi di questa revisione su tutto l'arco, diciamo, degli accordi oggi esistenti a livello europeo.
Quindi, posta questa premessa, diciamo, l'iniziativa della Commissione, come dicevo, è indubbiamente positiva, l'abbiamo salutata e abbiamo salutato positivamente questi elementi. Quindi, in termini di transnazionalità, la Commissione ha ripreso, diciamo, questa visione anche del Parlamento europeo. Ha ripreso indubbiamente anche un termine appropriato di consultazione, quindi una consultazione preliminare. Ha ripreso molti dei concetti, tra cui anche, diciamo, la necessità di assicurare che durante appunto la fase di costituzione dei CAE la delegazione negoziale possa essere convocata entro 6 mesi dalla richiesta. Prima avevamo, diciamo, dei tempi molto più lunghi. Ci sono ulteriori questioni che la Commissione ha evidenziato che secondo noi sono molto positive, come ad esempio l'importanza della rappresentanza di genere da un lato, la formazione dei CAE, quindi comunque delle norme per facilitare anche la formazione dei CAE. E chiaramente tutto il contesto anche dell'accesso, diciamo, più snello a quelle che sono, diciamo, i processi, le procedure di giustizia, quindi di giurisdizionali. Ci sono tuttavia, come dicevo, tre questioni fondamentali che vorrei evidenziare che non sono state prese, diciamo, dalla reazione del Parlamento europeo, ma in genere comunque dalle indicazioni anche che da parte sindacale venivano, e sono in primo luogo chiaramente appunto un potere di ingiunzione, cioè oggi se vogliamo in un certo qual modo rendere effettiva la consultazione, quindi rendere diciamo anche più efficace, dobbiamo applicare un concetto che la misura che si sta discutendo a livello aziendale non può essere, diciamo, sviluppata se non si ultima, se non si perfeziona il processo di consultazione. Quindi un diritto di ingiunzione vuol dire appunto una sospensione della decisione aziendale nel momento in cui non c'è appunto una completa applicazione della consultazione. In secondo luogo, una questione molto importante secondo noi è quella chiaramente di applicare questa normativa anche, come il Parlamento diceva altresì, anche a tutta quella filiera di accordi commerciali, come ad esempio il franchising, che invece la Commissione in questo senso non estende come applicazione. C'è poi un'altra questione molto importante che è quella delle sanzioni, ovvero la proposta che noi avevamo condiviso anche con il Parlamento era di avere un approccio alle sanzioni similare a quella del regolamento sul GDPR, e quindi sostanzialmente una sanzione proporzionata anche al fatturato, diciamo, della multinazionale, quindi con percentuali precise, mentre la Commissione ha deferito sostanzialmente agli Stati membri di determinare questa sanzione sulla base di alcuni criteri. Quindi secondo noi diciamo, un approccio similare a quello del GDPR potrebbe essere invece appunto molto, molto più efficace. E infine la questione appunto dell'applicazione, ovvero la Commissione evidenzia come tutti gli accordi pregressi debbano essere rinegoziati. Per noi forse anche in termini bene o male di facilità di applicazione delle revisioni, essendo comunque molto importanti, potevano prevedersi anche dei meccanismi di automatismo. Ecco, queste sono sostanzialmente un po' i miglioramenti che noi speriamo e auspichiamo possano esserci nell'iter, diciamo bene o male adesso, dell'approvazione della direttiva, anche appunto attraverso un trilogo che può a questo punto ragionevolmente svilupparsi subito dopo le elezioni europee. Per la CISL, ripeto, è importantissimo sviluppare appunto una cultura della partecipazione a livello nazionale e a livello internazionale, quindi europeo. I CAE sicuramente rappresentano una fattispecie molto importante e quindi per questo, insomma, speriamo possa essere, diciamo, bene o male, migliorata e soprattutto approvata in tempi brevi questa revisione. Grazie. Bene, grazie dottore. Allora, vedo che non vi sono interventi da parte dei colleghi e quindi dichiarerei chiusa l'audizione ringraziando e congedando il nostro ospite.
quali sono obiezioni. Saluto il dirigente confederale Fiovo Bitti, accompagnato dalla dottoressa Adele Cifani, e gli cedo quindi la parola pregandolo di contenere il suo intervento in 10 minuti al fine di consentire eventualmente ai colleghi che si collegheranno di intervenire. Dottore, prego. Grazie, buongiorno, grazie Presidente, buongiorno a tutti e a tutti i commissari. La nostra organizzazione sindacale pone grande attenzione a questa direttiva per una serie di ragioni sia contingenti ma per così dire anche storiche. È chiaro che il coinvolgimento dei lavoratori a livello transnazionale è sempre più necessario perché siamo davanti a una repentina trasformazione del mondo del lavoro sul quale impatta comunque pesantemente sia in senso positivo che in senso negativo la fase di transizione energetica, digitale e quant'altro. Quindi i lavoratori e anche le imprese si trovano ad affrontare nuove tecnologie, il tema della sostenibilità ambientale, ma anche il tema per esempio della sostenibilità sociale che è molto, molto forte e sentito. Ci sono fenomeni demografici da seguire con estrema attenzione, la denatalità, l'impatto che tutte queste cose hanno sui sistemi previdenziali, sulla gestione dell'occupazione, sulla perdita dei posti di lavoro, sulla formazione, i nuovi mestieri. Quindi è indubbio che stiamo davanti a un tema particolarmente sentito. Questo diciamo rispetto al contingente, rispetto allo storico, la nostra organizzazione sindacale da sempre è attenta al tema della partecipazione, in particolare all'attuazione dell'articolo 46 della Costituzione. Non più tardi di qualche settimana fa il nostro segretario generale è andato in audizione sulle 5 proposte di legge sulla partecipazione dei lavoratori in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione. In quell'occasione abbiamo anche presentato sotto forma di proposta alcune nostre idee riguardo al grande tema della partecipazione. È chiaro che i CAE sono per così dire un sottoinsieme della partecipazione. Quindi questa proposta di modifica della direttiva va nel senso che noi abbiamo indicato anche negli anni scorsi, nei mesi scorsi, in quanto sembra volta a rafforzare il diritto all'informazione e alla consultazione transnazionale dei lavoratori delle imprese multinazionali. Questo perché è evidente a tutti quanti come il sistema produttivo e soprattutto le decisioni strategiche prese da queste grandi imprese che operano su più paesi poi vanno a impattare a livello locale o nazionale in maniera anche forte. Sono tanti gli esempi che si potrebbero fare dalla ex GKN fino a tante altre aziende, Varsiglia per esempio un'altra di queste delle quali che si può citare tranquillamente, ma anche per esempio all'impatto che alcune strategie poste in essere dal sistema creditizio hanno poi avuto sul territorio in ambito locale, sia per quanto riguarda le imprese e per quanto riguarda le famiglie. Quindi come organizzazione sindacale riteniamo valida e non più rinviabile questa nuova direttiva se vogliamo dare piena attuazione a quello che è il principio 8 del pilastro europeo dei diritti sociali, vale a dire il diritto dei lavoratori o dei loro rappresentanti ad essere consultati in tempo utile su questioni di interesse vitale. Ci sono diversi aspetti di questa nuova direttiva che possono essere utile a ridurre anche il rischio di controversie fra l'impresa stessa e i lavoratori. Andrebbe anche semplificato il quadro normativo, per esempio intervenendo sulle esenzioni e ponendo le imprese ammissibili all'applicazione della direttiva su uno stesso piano di parità, quindi attivando quello che potrebbe essere definito un principio giuridicamente vincolante. C'è un aspetto che va sicuramente attenzionato, che è quello dell'obbligo alla riservatezza.
È chiaro che stiamo davanti a un principio importante, un principio che comunque va ad impattare in maniera diversa sull'attività produttiva, ma anche sul diritto dei lavoratori e dei loro rappresentanti ad avere piena contezza di quello che sta succedendo. Ricordo che c'è comunque un diritto alla tutela del segreto industriale, per cui è comunque il lavoratore che viene a conoscenza di alcuni aspetti relativi alla produzione rispetto ai relativi anche strategici, deve comunque sempre garantire la riservatezza di questi dati. Questo però deve essere bilanciato col diritto, dovrebbe essere bilanciato col diritto dei lavoratori e dei loro rappresentanti ad avere una informazione completa. È un principio che peraltro ritroviamo per esempio anche nel decreto legislativo 81 del 2008, il testo unico in materia di salute e sicurezza. Un altro aspetto che crediamo sia importante è quello di assicurare ai lavoratori presenti all'interno dei GAE un'adeguata formazione, magari il sostegno anche per le spese di consulenze esterne, eventuali spese legali, perché comunque sappiamo bene quanto è complesso, quanto può essere complesso il bilancio di un'azienda, di un'impresa che opera su più paesi. In caso di necessità d'urgenza di dinamica possa anche essere presa in considerazione le modalità di riunioni online, a patto che questa non divenga una forma esclusiva. Crediamo che sia anche corretto l'introduzione di una presunzione sul concetto di transnazionalità, in base alla quale hanno carattere transnazionale anche questioni che potrebbero incidere sui lavoratori di un solo Stato membro. Ricordo qualche anno fa tutta la questione connessa alla ThyssenKrupp di Terni, decisioni prese dalla casa madre che in quel momento sembravano non impattare sull'Italia, poi dopo alla fine dalla Germania le ripercussioni sono arrivate anche nel nostro paese. Quindi corretta anche un'indicazione della ricerca di una rappresentanza equilibrata sotto il profilo di genere, anche se poi resta sempre un po' complicato. Da ultimo riteniamo che sia importante sviluppare quelli che potremmo definire degli standard minimi sotto il profilo occupazionale e sociale, al di sotto dei quali gli Stati membri non possono competere nel mercato unico. Grazie. Bene, grazie mille. Direi che non vi sono interventi, quindi possiamo iniziare. Grazie.